Ciao raga, Morgans, Vivi e Wapol. È un argomento molto interessante che dovremmo dividere in due parti. Parliamo prima di Morgans e dobbiamo porci delle domande su di lui. Chi è? Chi è Morgans? E soprattutto, che gioco sta giocando? Da che parte sta? A me, sinceramente, la frasona del "il mio lavoro lo faccio come voglio io e il giornalismo è soltanto intrattenimento" non mi frega, perché è vero, può essere vera che lui è un pazzo che vuole soltanto divertirsi e intrattenere grazie al giornalismo e all'informazione, ma diciamocela tutta, in One Piece c'è la parte frontale, quello che ti viene detto, e poi c'è il non detto, e Morgans c'è molto non detto in lui. Senza fare grossi giri di parole, vi dico subito, secondo me, chi è Morgans, e poi vi dirò il perché e vedrete che almeno l'analisi quadra perfettamente. Secondo me Morgans è un ex Rogers, quindi un ex pirata di Goldie Roger, o comunque un personaggio collegato a lui. Per chi segue le mie live sa che io ho già trattato questo argomento perché avevo reactato una vecchia teoria che trattava appunto di Morgans e della sua identità e c'erano due personaggi candidati e candidabili all'essere Morgans e questi due erano due ex pirati di Goldie Roger. Quella teoria parlava prettamente di una somiglianza fisica, di un'illazione, non c'era un tecnicismo, non c'era una cosa narrativa dietro, era una specie di speculazione che era molto interessante, ma pur sempre una speculazione. Invece, chi ha visto la live reaction della lettura del capitolo sa che ho trattato questo argomento e ho messo un po' la pulce nell'orecchio parlando appunto del fatto che possa essere un ex Rogers, ma andando a motivare il perché, ed è quello che farò adesso. Adesso seguite il ragionamento perché qua potremo scoperchiare il vaso di Pandora, non trovarci nulla dentro o trovarci tante cose dentro. Che cosa ha fatto in questo capitolo? Ha detto: il governo, se si sapesse che sta tentando di uccidere Vegapunk, succederebbe un casino, il governo andrebbe su tutti i giornali, certo, ma tutto il popolo se la prenderebbe col governo perché Vegapunk è visto quasi come un eroe, un personaggio che ha dato tanto a molte parti del mondo, fornendogli energia e tecnologie per salvargli la vita, letteralmente. E che cosa fa allora? Per proteggere il governo, dice che è stato Luffy, o almeno vuole dire che è stato Luffy, a catturare e rapire Vegapunk e dichiarare guerra alla Marina. Ragioniamo su un punto, lui è un rivoluzionario o almeno prima si poteva pensare fosse un rivoluzionario? Guardiamo tutto ciò che ha fatto, veramente guardiamo tutto ciò che ha fatto, partendo dalla notizia su Sabo, ma se fosse stato un rivoluzionario avrebbe scritto sul giornale che Sabo ha ucciso Re Cobra? Direi proprio di no, anche se comunque aveva sparato a un funzionario del governo. Per dire, decido io che cosa mettere. E un rivoluzionario farebbe questa cosa qua? Secondo me no. E adesso ne abbiamo la conferma. Un rivoluzionario che odia così tanto il governo andrebbe a coprirlo anziché gettargli praticamente il fuoco addosso e la ribellione di molti popoli addosso? Ovvio che non lo farebbe. Scriverebbe: il governo vuole uccidere Vegapunk. Così i rivoluzionari potrebbero avere strada spianata per andare nelle varie città, nei vari paesi e dire ci siamo noi, il governo deve cadere. E un rivoluzionario avrebbe fatto proprio questo. E allora direte, ma perché un ex Roger dovrebbe prendere e mettere in cattiva luce Luffy? Lo sta facendo da sempre, lo sta facendo da sempre. Partiamo dal discorso di Whole Cake Island, con la storia del quinto imperatore, dire che Luffy ha sconfitto Big Mom quando in realtà sono fuggiti da Whole Cake Island, per non parlare della pubblicazione della foto dopo Wano, la foto che lo rappresenta come Nika, e per non parlare adesso di quello che ha fatto, mettere in luce Luffy, mettendolo su tutti i giornali, mettendolo alla mercé del mondo. E lo scopo di tutto ciò è diviso in due parti. Il primo, e qua attenzione, è quello di far conoscere al mondo Joy Boy, l'uomo che diventerà re dei pirati e che farà oltre l'essere re dei pirati, unificare il mondo, salvare il mondo, magari
far cadere la tirannia di tutti i popoli e del governo mondiale. E se adesso il governo mondiale dovesse cadere per mano dei rivoluzionari, Joy Boy non andrebbe ad esplicare la sua funzione principale, quella di essere Joy Boy, di essere Nika, il liberatore, perché non sarebbe Luffy a farlo, ma sarebbero altre forze, quindi i rivoluzionari. E la seconda funzione è quella di tracciare Luffy, far sapere ai propri compagni, quindi agli ex Roger, dove si trova Luffy. Lo abbiamo capito ai momenti delle Sabaudi, quando arriva Riley, lo sappiamo magari da Crocus, sappiamo così sempre Luffy dov'è. E quella è la cosa interessante, lui sta mandando un messaggio in codice, e questa cosa dei messaggi in codice non è una cosa nuova, perché vi ricordate Riley che cosa fa? Utilizza il giornale per far dire a Luffy di ritrovarsi dopo 2 anni con quel tatuaggio sul braccio, e quel messaggio in codice è un qualcosa che Riley ha deciso, perché Luffy voleva anche fare un'altra cosa, se non sbaglio, non ricordo male, e lui dice no, 2 anni. E perché proprio 2 anni? Questo è un argomento di un altro video, non voglio andare oltre. Quindi l'obiettivo di Morgans e dei Rogers è quello di far sì che Luffy arrivi a un luogo predestinato, nella data predestinata, e che lui diventi il Joy Boy, e che sia lui a far cadere il governo. E qua attenzione, a far cadere non vuol dire per forza distruggerlo, sconfiggerlo, ma farlo cadere anche semplicemente a furor di popolo. E questo non lo devono fare i rivoluzionari, perché se, come abbiamo detto prima, lo facessero loro, tutto il piano salterebbe e Joy Boy non nascerebbe, perché noi sappiamo che lui che esiste, che c'è, ma il popolo ancora non lo sa. Lo sa Wano, ma Wano è ancora un paese chiuso, è ancora un paese chiuso. Quindi il piano è proprio questo. Però voi volete anche sapere, ma qual è la somiglianza? Chi è questo ex Roger? Le opzioni sono 2. Il primo si chiama Peter Mu, una roba del genere, e proprio fisicamente è perfetto. Fisicamente lui, gambe piccole, culone, cappello con la piuma, e il fatto che comunque Morgans abbia il frutto dell'albatros e stia sempre in forma ibrida è un concetto e un indizio per cui lui non vuole farsi ancora vedere. L'altro è lui, Momora, che io tempo fa feci un video dicendo ma questo qua potrebbe essere il padre di Perona, e quel video su TikTok me lo sticciarono 2 o 3 canali americani che parlano di One Piece parecchio grossi, trovando tutti indizi. Io buttai soltanto la frase, loro hanno trovato 1600 indizi, divertente questa cosa, e quindi potrebbe essere uno di questi 2. Io propendo più per Peter Mu, però vediamo. Chiudiamo con un ragionamento super rapido su Wapol e Vivi, perché si trovano lì? Noi capiamo dai loro dialoghi che ancora il governo li sta cercando, infatti Wapol dice attenzione, non farti sentire, perché se ci fossero delle lumacofono spie saremmo fregati e il governo ci cancellerebbe. Quindi Wapol sa del potere del governo di cancellare le persone, però qua tutti hanno detto che Wapol per sbaglio ha visto Im, sa dell'esistenza di Im. Secondo me la cosa è molto più semplice invece. Re Cobra è stato ucciso e sappiamo che è stato il governo, perché Sabo dice a Dragon di non essere stato lui. E quindi, se l'obiettivo era uccidere sia Vivi che Wapol, che cosa è successo? Wapol è un testa di quiz, non è ben voluto, e lo leggiamo dalle mini storie, e sappiamo anche, se non sbaglio, che lui aveva un brutto rapporto con i Nefertari. E quindi che cosa va fatto il governo mondiale? Per liberarsi di un incompetente come Wapol e di liberarsi di Cobra, voleva uccidere Cobra e Vivi e dare la colpa a chi? A Wapol. Ma che cosa succede? Si ritrovano un rivoluzionario a Marigioa e chi danno la colpa? Al rivoluzionario. Molto più semplice, no? Metti in cattiva luce i rivoluzionari e non crei dei casini interni, che erano comunque disposti a creare andando a colpare Wapol, solo che è successo qualcosa che ha impedito a Vivi di essere uccisa, meno male, e Wapol si è trovato lì in mezzo e Morgans li ha salvati. Quindi che cosa è successo? Poi lo scopriremo. Magari Morgans non è riuscito a salvare anche Cobra, però è riuscito a salvare il salvabile, o Sabo ha salvato Vivi e Wapol e quindi Morgans se l'è portati via. Comunque secondo me era per dare la colpa a Wapol, ma poi hanno trovato il capo espiatorio migliore,
cioè Sabo.